Chi intende intervenire per prima? L'avvocato Inizio io, Baravelli. avvocato Baravelli. Sì. Allora, vuole dire per chi interviene, avvocato? Sì. Allora, avvocato Baravelli, intervengo per le parti civili costituite, signor Sica Davide, signora Seravalli Rosalia, signora Vaccaro Linda, Bonfante Lara, Durante Francesco, Zanzi Enza, Lauro Maria Grazia, Vaccaro Liberto, Sacrati Marcelle, Poli Patrizia. Sì. Chiedo intanto l'autorizzazione a togliermi la mascherina, se possibile. Signor Presidente, signor Giudice Latere, signori giudici popolari, ritengo che i vari elementi di prova relativi al processo per cui, ai reati per cui oggi si procede siano già stati ampiamente sviscerati dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e ancor prima dagli interventi dei sostituti procuratori generali della Procura Generale di Bologna. Pertanto, con il mio intervento non tornerò sui temi già affrontati, che riprenderanno invece dopo i miei colleghi, ma mi accingo ad affrontare in particolare due gruppi di tematiche. Una prima tematica relativa alle questioni più strettamente giuridiche sui reati che oggi siete chiamati a giudicare e una seconda parte del mio intervento relativa invece al tema del trauma. Il trauma che le vittime della strage del 2 agosto 1980 hanno subito e gli effetti che tutt'oggi continuano purtroppo a subire. La strage del 2 agosto 1980, innanzitutto dobbiamo affermare, ha un carattere, una connotazione fortemente politica. Lo si vede anche dalle sentenze già passate in giudicato, che hanno condannato esponenti della destra eversiva, dei NAR, di terza posizione, e oggi siamo chiamati a giudicare un soggetto appartenente, abbiamo visto, al gruppo Avanguardia Nazionale. Il gravissimo attentato terroristico che è stato commesso è pertanto da inserire nell'alveo dell'articolo 285 del Codice Penale, la strage politica, che si compone, come gli altri reati, di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo, ma il codice richiede anche un quid pluris, sempre inserito una specificazione dell'elemento soggettivo, che è il cosiddetto dolo subspecifico o dolo ulteriore. Ma andiamo per gradi. Partiamo dall'elemento materiale. La norma dell'articolo 285 richiede, perché sia integrato il reato, che venga commesso un fatto diretto a portare la strage nel territorio dello Stato o in parte di esso. Ora, benché questo reato sia un reato di pericolo e pertanto non sia necessario che l'evento strage poi si realizzi, tuttavia abbiamo potuto provare attraverso le memorie che abbiamo depositato, attraverso la copiosa istruttoria che è stata affrontata, che la strage del 2 agosto 1980, se poi l'evento strage si è effettivamente realizzato, e ce lo provano le 85 vittime, le 85 persone morte in quella strage e le più di 200 vittime ferite. Ancora, passiamo a trattare invece il tema dell'elemento psicologico. Sull'elemento psicologico della strage politica, dottrina e giurisprudenza ci dicono che il dolo si compone di tre gradi, vi sono tre gradi di dolo, possiamo riscontrare tre gradi di dolo nel reato di strage politica. Un primo grado è il dolo generico, quindi l'intenzione di commettere il fatto in sé. Un secondo, che è quello specifico, è la volontà attraverso le proprie azioni, che possono essere di esecuzione della strage, di finanziamento della stessa, di organizzazione. La volontà attraverso queste azioni di provocare una strage.
quindi di colpire delle persone. E in questo si distingue dagli altri due invece eventi che sono previsti dalla norma, dalla stessa norma, che sono il saccheggio e la devastazione, che invece riguardano principalmente gli oggetti, gli elementi, gli immobili, i mobili. Qua invece parliamo di persone. Tutti questi elementi, ci dice la dottrina, ci dice autorevole dottrina, devono risultare preposti dai soggetti agenti, a prescindere poi che essi abbiano materialmente partecipato all'azione, all'esecuzione in sé, quindi alla fisica produzione dell'evento. Abbiamo già visto anche la giurisprudenza sul concorso nel reato di strage, quindi concorrono e sono puniti ugualmente tutti coloro che partecipano, abbiamo detto, in funzione di istigatori, di esecutori materiali, di mandanti, di gregari. E infine vi è un terzo livello, il dolo subspecifico. Il fatto quindi posto in essere deve essere diretto a portare la strage e ad attentare alla sicurezza interna dello Stato. Vediamo dunque che questa norma tutela un duplice bene giuridico. Da un lato abbiamo detto la vita e l'incolumità delle persone, dall'altro invece la sicurezza interna dello Stato, la personalità interna dello Stato. Allora dobbiamo chiederci di cosa stiamo parlando quando parliamo di sicurezza interna dello Stato. Sicurezza interna dello Stato attiene in particolare ad ogni interesse relativo all'esistenza dello Stato stesso, all'unità, all'integrità dello Stato, ma soprattutto all'indipendenza da forze antidemocratiche che vanno ad infliggere i loro effetti sullo Stato. Tutela della pace, tutela della difesa sia militare che civile, sia nel tempo presente che con uno sguardo rivolto verso il futuro. Quindi si aggiunge anche, e abbiamo riportato questa dottrina nella memoria che abbiamo depositato, che la sicurezza interna dello Stato è sempre messa in pericolo qualora si tratti di giudicare attività politiche eversive. Svolta quindi questa disamina, dobbiamo chiederci se i fatti che oggi stiamo giudicando possono quindi rientrare possono quindi configurare gli elementi costitutivi del reato. Il fatto, in primo luogo, il fatto è consistito nel collocare un ordigno esplosivo con una deflagrazione programmata per le ore 10:25 del primo sabato di agosto in una città come Bologna, nella sua stazione ferroviaria, che è uno snodo centrale, abbiamo detto, per tutta la rete ferroviaria italiana. Un fatto dunque che è certamente idoneo a portare una strage. Le persone che hanno agito si sono certamente rappresentate la possibilità di una massiccia affluenza di persone quel giorno in stazione. E infatti, l'abbiamo visto, l'evento si è senz'altro realizzato. Per quanto riguarda invece il dolo specifico, ossia la volontà di provocare la morte di più persone, ribadisco, tale volontà è riscontrata certamente dalle modalità, dal momento e dal luogo in cui l'azione si è svolta. Le modalità, abbiamo detto il collocamento, l'esplosione di una bomba, la modalità più distruttiva che potesse esserci. Il momento, il 2 agosto 1980, estate, primo sabato estivo, quindi un momento in cui molte persone si stavano recando in vacanza, tante altre transitavano per la stazione per recarsi a lavorare, tante lavoravano proprio nei locali della stazione. E infine il luogo, la città di Bologna, la stazione ferroviaria di Bologna. Infine il dolo subspecifico. La giurisprudenza ci dice, e l'abbiamo riportata, che nel reato di strage politica il fatto deve essere finalizzato a recare offesa alla personalità dello Stato,
Deve esservi quindi l'intento in capo a colui che agisce, al soggetto agente, che l'evento strage si ripercuota nella compagine statale, nelle istituzioni dello Stato e che vada a ledere quindi la personalità giuridica dello Stato. Stiamo parlando delle sezioni unite del 1970 che sono poi state confermate anche di recente con sentenza 25.436 del 2007. Allora, io ora vi chiedo, com'è possibile affermare che non vi sia stato un attentato alla personalità giuridica dello Stato, alle sue istituzioni, se come abbiamo visto e come è stato già analiticamente descritto da chi mi ha preceduta, sono stati attinti, sono stati coinvolti a vario titolo elementi dei servizi di sicurezza civile e militare, magistrati, senatori della Repubblica? Com'è possibile affermare che quindi non sia stato coinvolto a vario titolo in queste vicende una buona parte della compagine statale, i quali hanno quindi tradito il loro giuramento alla Costituzione repubblicana ed hanno agito con modalità antidemocratiche, fondate sulla violenza e sulla logica del ricatto? Quindi l'ideazione, la preparazione, l'esecuzione e il finanziamento della strage, ad ogni passaggio vi è stata un'ingerenza nelle istituzioni statali, un attacco alla loro sicurezza, in quanto sono state fortemente alterate le modalità costituzionali di funzionamento delle istituzioni e la natura democratica dello svolgimento della vita sociale e della vita politica. La strage quindi ha, dicevamo, una forte connotazione politica, è stata commessa da elementi della destra eversiva, NAR terza posizione, lo vediamo nelle sentenze già passate in giudicato, ma anche nella sentenza Cavallini che lo condanna in primo grado, ma altresì un coinvolgimento del gruppo eversivo Ordine Nuovo. Abbiamo visto infatti più testi ci hanno parlato di una conoscenza pregressa della strage da parte di questo gruppo. Abbiamo le dichiarazioni di Vettore Presilio, che era comunque un uomo vicino ad elementi di Ordine Nuovo. Abbiamo le dichiarazioni di Dario Persic, che l'abbiamo sentito il 20 ottobre del 2021, il quale ci ha confermato il suo verbale dell'8 febbraio del 96, dove disse: nell'agosto del 1980, il giorno successivo alla strage, il 3 agosto 1980, venne la moglie di Soffiati verso le ore 12 circa. Soffiati è un elemento molto importante, molto rilevante di Ordine Nuovo. Venne presso il mio ristorante per chiedermi una copia del quotidiano L'Arena. La donna aprì il giornale quando vide che in prima pagina vi era la notizia della strage, la vidi sbiancare e rimanere scioccata. Con una voce strana mi chiese se poteva tenere il giornale, io annuì e la donna se lo portò a casa. Io mi incuriosì e notai che quel giorno Soffiati non aprì il ristorante. Questo era un fatto piuttosto anomalo, in quanto era domenica e in questo giorno si lavorava di più. Non ricordo inoltre di aver visto il Soffiati Marcello durante la giornata del sabato 2 agosto e nemmeno durante la giornata successiva 3 agosto 1980. Rividi Marcello Soffiati soltanto il mercoledì successivo e questo particolare mi ha incuriosito nuovamente. Tanto che, anche se non penso che il Soffiati possa aver causato direttamente la strage, penso che ne potesse sapere molto, anche per quanto riguarda il trasporto di esplosivo. Ancora abbiamo l'intercettazione di Carlo Maria Maggi e tanti elementi ancora. E infine il coinvolgimento, abbiamo detto, di Avanguardia Nazionale. Sì, perché l'imputato, Paolo Bellini, era intraneo e politicamente inserito nel gruppo Avanguardia Nazionale. L'abbiamo visto attraverso il suo rapporto con i fratelli Firomini. L'abbiamo visto attraverso il suo rapporto con Piero Carmassi in Spagna nel 1976, il quale lo premia per aver eseguito l'omicidio campanile su mandato di Avanguardia Nazionale. 1976, in Spagna, abbiamo visto, c'era anche delle chiaie e tutto il suo entourage, fra cui Elio Massagrande e Gaetano Orlando.
Elio Massagrande, il quale aveva il passaporto, era l'originario proprietario del passaporto Barberio Lamberto, che poi verrà utilizzato proprio da Paolo Bellini per andare latitante in Brasile e gli verrà fornito dagli elementi di Avanguardia Nazionale. Ma ancora, abbiamo parlato quindi di Gaetano Orlando, il nome Lamberto, fra parentesi Paolo, era inserito proprio in una pagina dell'agenda di Gaetano Orlando, insieme a tutti gli altri nomi dei soggetti che avevano coadiuvato Paolo Bellini in Brasile. Ripetiamo, i Firomini, i fratelli Firomini, Giulio e Pietro Firomini, Fulvio Cagetti, Bruno Orzi, il cui nome lo ritroviamo in quella documentazione che abbiamo depositato relativa alla falsa identità, come Bellini acquisisce la falsa identità in Brasile, con quelle modalità particolari che ci ha raccontato e che l'avvocato Speranzoni ha ripreso perfettamente. Ma ancora, il suo rientro e la sua permanenza in Italia dal giugno 77 fino ad arrivare al 2 agosto 1980, coadiuvato niente di meno che da un senatore della Repubblica, persona che era latitante, Bellini, lo ricordiamo. Quindi senatore della Repubblica Franco Mariani, appartenente al gruppo dell'MSI, attraverso l'aiuto anche di Stefano Menicacci. Tutto ciò quindi non può portarci che a provare i collegamenti di Paolo Bellini non solo con la versione nera, ma anche con apparati deviati dello Stato, con uomini politici, senatori della Repubblica, con procuratori della Repubblica e in particolare proprio il procuratore della Repubblica di Bologna. Ma abbiamo visto anche con i servizi segreti, in particolare col servizio segreto militare. E infine abbiamo il luogo della strage, Bologna, che è la città simbolo dell'antifascismo, della resistenza e della cultura democratica nel nostro paese. Pertanto si ritiene provato l'elemento del dolo subspecifico del reato di strage politica. La strage è stata ideata, organizzata e finalizzata senz'altro con l'intento di destabilizzare le istituzioni dello Stato, per stabilizzare, abbiamo detto, un quadro politico, ma vulnerando lo Stato proprio all'interno della sua compagine, vulnerando l'intero quadro dei principi costituzionali che regolano il suo funzionamento, e tutto ciò perseguendo una logica di ricatto. Tali finalità, tra l'altro, sono già riscontrate nelle sentenze passate in giudicato, in particolare la 488, cosiddetta sentenza Albiani della Corte di Assise di Bologna, e la sentenza del Tribunale dei Minorenni 52 del 2004. Altro tema, poi, sempre rimanendo sul 285, è quello della causale e del movente della strage. Il movente normalmente, lo dico soprattutto per i giudici popolari, non è un elemento costitutivo del reato. Il movente non è un elemento costitutivo del reato, non è necessario provarlo al fine di provare la responsabilità di un soggetto. Tuttavia, nei processi, si può dire, indiziari, come quello che stiamo affrontando, come quello che abbiamo affrontato, il movente diventa un elemento indiziario molto forte, anzi diventa, ci dice la giurisprudenza, l'elemento catalizzatore alla luce del quale valutare tutti gli altri indizi emersi nel processo. Ancora la giurisprudenza ci dice che il movente può essere plurimo, la causale della strage può essere plurima. Questo soprattutto quando il fatto di reato è compiuto da diversi soggetti concorrenti nel reato. E allora ognuno agisce con la finalità, elemento costitutivo del reato come elemento psicologico, subspecifico, la finalità di attentare alla sicurezza dello Stato, ma con un interesse anche proprio, un interesse ulteriore. E per citare appunto la giurisprudenza, per essere quindi più precisi, la Cassazione ci dice: un'alleanza operativa può sorgere sulla base di differenti motivazioni, essendo ben possibile che tutti vogliano il medesimo risultato, a
attentare alla sicurezza dello Stato, l'abbiamo detto, ma anche che ciascuno abbia un suo specifico interesse o anche più di uno al suo raggiungimento. Questa sentenza è stata emessa nel 2013 e poi confermata con la Cassazione 46.119 del 2018, le troverete comunque tutte citate nella memoria depositata. Quindi una comune finalità eversiva per tutti i concorrenti, ma anche l'aver agito per un interesse specifico proprio, che può essere economico, l'abbiamo visto molto bene dalla ricostruzione fatta dalla Procura Generale del documento Bologna, che ricostruisce tutto il finanziamento della strage, ma può essere anche un interesse di potere, di mantenimento di un potere attraverso logiche di ricatto, ed è questo il caso di Licio Gelli, ce l'ha descritto bene sia l'avvocato Speranzoni che l'avvocato Cecchieri. Inoltre la giurisprudenza ci dice lo stesso soggetto agente può essere mosso da più interessi, da più finalità. Pertanto concludo sul tema giuridico del 285 ribadendo che la strage è una strage politica che è stata commessa con la finalità di incidere sul funzionamento delle istituzioni statali, ma anche i soggetti sono stati mossi, sono stati spinti ciascuno da un ulteriore interesse personale. E questa strage che effetti ha avuto? Passiamo a parlare quindi della categoria del trauma delle vittime. Abbiamo sentito i consulenti da noi citati dalle parti civili, il professor Lino Rossi e la professoressa Cinzia Venturoli. Hanno svolto una disamina molto approfondita del tema del trauma, non starò qui a ripeterla tutta ovviamente, mi riporto per tutto ciò che non dirò alla memoria depositata, alle relazioni depositate il 3 novembre del 2021, tuttavia alcuni punti intendo riprenderli, ritengo sia importante riprenderli anche per la funzione che oggi siamo qui a svolgere. Innanzitutto il consulente Lino Rossi ha definito la strage, ha definito gli effetti della strage come violenza politica. Che cos'è la violenza politica? Ci fornisce questa definizione di violenza politica François Sironi e si afferma: la violenza politica è quell'effetto su individui e gruppi sociali di eventi traumatogeni provenienti da azioni intenzionali volte a provocare danno e sofferenze psicofisiche. La violenza politica provoca dunque un'immediata sofferenza fisica di vario grado, uno status mentale di intensa prostrazione nelle vittime, un ricordo traumatico delle violenze subite, ma anche di quelle a cui si assiste. Genera quindi un lutto ideologico che è impossibile da elaborare. Non verrà mai elaborato completamente. Ciò anche perché all'epoca, lo ricordiamo, vi era una forte difficoltà a trattare i temi più strettamente psicologici del trauma. Ci si interessava più che altro alle sofferenze fisiche. Quindi un lutto non superabile, non elaborabile. E ciò in quanto le vittime della strage non si rendono conto delle ragioni del loro coinvolgimento della strage, non capiscono quale sia la loro responsabilità, la loro responsabilità originaria, e ciò perché non ce l'hanno una responsabilità le vittime. Sono vittime fungibili, ci hanno detto i consulenti. Il loro sacrificio è pertanto totalmente incomprensibile da loro stesse. Tanto che si è parlato in quest'aula di sacrificio orrorifico. I consulenti hanno poi riportato una categorizzazione vittimologica, ci hanno descritto delle categorie vittimologiche analizzando proprio i vari temi di trauma sofferti dalle vittime. Io mi concentrerò in particolare sulle prime due categorie che sono state affrontate e rimando alla memoria per le altre. Abbiamo quindi le vittime cosiddette del primo tipo, che sono quelle che sono state direttamente coinvolte nella strage,
E abbiamo poi le vittime del secondo tipo, che sono i loro familiari e i loro congiunti. Entrambe queste due, diciamo così, anche se non è molto bello come termine, queste due tipologie di traumi, subiscono una traumatizzazione primaria. Subiscono quindi un trauma fisico e psichico che è causato direttamente dagli eventi di strage. E questo trauma ripercuote i suoi effetti sia sul breve periodo che sul lungo periodo. Nel breve periodo ci sono state descritte varie tipologie di sofferenze che sono state riscontrate in tutte le vittime ferite, coinvolte a vario titolo nella strage e su coloro che hanno perso nella strage un familiare. E in particolare sono danni fisici immediatamente percepibili, disturbi da stress post-traumatico, disturbi dell'adattamento, ansia, panico costante, ma anche un allontanamento dalla vita sociale, un ritiro delle persone in se stesse, sensi di colpa per coloro che erano lì con loro e sono deceduti e si chiedono perché io sono sopravvissuto, un senso di angoscia costante e in generale lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita. Sono tante infatti le testimonianze che ci parlano di persone che non sono più riuscite a tornare a lavorare, persone che non sono più riuscite a tornare in stazione a Bologna o in stazione in generale a prendere un treno, persone che soffrono costantemente di attacchi di panico tutt'oggi dopo 42 anni dalla strage. Ancora abbiamo disturbi acuti e improvvisa comparsa di ricordi intrusivi e riconducibili all'evento stressante, all'evento traumatico. Vi è l'insonnia, gli incubi. E nei bambini si riscontrano anche giochi che ricordano i temi dell'evento strage. Ancora, allucinazioni, flashback, disagio psicologico. E infine una generale diminuzione della reattività, depressione, senso di afflizione, riduzione dell'affettività in generale. Una dissociazione quindi dall'esterno. Poi abbiamo gli effetti nel lungo periodo. Ecco, per poter comprendere in maniera forse un po' più chiara quali sono stati gli effetti sul lungo periodo causati alle vittime della strage, io vorrei oggi farvi un esempio, raccontarvi la storia di una signora, di una donna che io assisto, di cui preferisco non fare adesso il nome in quanto siamo in diretta streaming, ma lo troverete riportato nella nostra memoria finale. Questa donna, oggi donna, all'epoca era una bambina che non aveva ancora compiuto 11 anni ed era in stazione il 2 agosto 80 quella mattina, e lo shock della strage le ha provocato un danno che è incommensurabile. Lei oggi ha un'invalidità del 100% lavorativa e da quel giorno, da quel 2 agosto 1980, ogni giorno, ogni notte, ogni ora, ogni 5-10 minuti, a scadenza temporale costante, lei emette un urlo. Da quel giorno. Un urlo che può essere di tonalità differenti a seconda del momento, anche molto forte a volte, e questo le accade costantemente. Questo trauma ovviamente le ha causato una sofferenza, dei dolori fisici gravissimi, ha dovuto subire varie operazioni, ha dovuto subire varie sessioni di terapie che tuttavia non sono riuscite a curare la sua sofferenza, ma altresì ha provocato questo trauma degli effetti psicologici molto gravi. Pensate, non poter, a 10 anni, non poter più andare a scuola con gli altri bambini, non poter più frequentare un cinema, un ristorante, sentirsi sempre osservati in qualsiasi luogo pubblico, sempre giudicati, sempre sotto gli occhi di tutti. Allora, io credo che questa sia una sofferenza veramente
incolmabile. Inoltre, questo urlo di sofferenza, di aiuto, di paura che lei emette, lo ripeto costantemente, le rievoca incessantemente il ricordo della strage e degli effetti che questa ha avuto su di lei. È un esempio reale di quello che è stato, degli effetti che questa orrenda strage ha provocato. Tornando quindi alle consulenze depositate, la consulenza del professor Lino Rossi ci parla degli effetti sul lungo periodo che sono simili sia nelle vittime dirette che nelle vittime indirette. E in particolare il professor Lino Rossi ci ha spiegato che le vittime della strage rimangono imprigionate ai vissuti vittimali che si sono incistati nel profondo della loro personalità. È un ricordo traumatico. Il ricordo traumatico che loro vivono acquisisce il valore di pietra miliare attorno alla quale le vittime costruiscono tutto il loro presente e il loro futuro, da cui discende tutto il resto. Le persone rimangono quindi imprigionate nel loro ruolo di vittime. Sono vittime, lo sono per sempre e non sono nient'altro che vittime. Vi è quindi una visione del sé, una rappresentazione del sé di questo genere. La vittima non si sente più che come tale. Quindi, per riassumere, abbiamo detto vi sono gravissimi danni fisici, gravissimi danni anche economici talvolta, ma soprattutto gravissimi danni morali ed esistenziali. Abbiamo sentito suddividere questo danno esistenziale in tre categorie. La prima categoria è quella della limitazione delle performance, e quindi che deriva da problematiche di natura fisica da un lato, ma anche dalla riduzione delle abilità soggettive. Consiste quindi nella riduzione di tutte quelle abilità, di tutte quelle risorse personali a seguito della perdita della motivazione ad attivarsi per acquisire risorse di natura lavorativa, economica, per affrontare le relazioni sociali, la vita familiare. E poi vi è una seconda categoria, che è quella del danno da percezione della limitazione della performance, è un po' diverso dalla prima. È la percezione alterata del sé, quello che dicevamo poco fa. Un'autopercezione sottostimata, che provoca quindi un senso costante di inferiorità e una depressione continua. Infine vi è il cosiddetto danno apocalittico. Vale per entrambe, diciamo così, le categorie, ma si riscontra soprattutto nelle vittime indirette della strage, coloro che hanno perso nella strage un loro familiare. Il danno apocalittico è la perdita in un solo momento, in un solo istante, le 10:25 del 2 agosto 1980, di ogni riferimento costruito fino a quel momento nella propria vita. I familiari vengono infatti privati di un capitale affettivo, sociale e, ben detto, anche economico. E dalle testimonianze che ci ha riportato la consulente Cinzia Venturoli, che sono poi le testimonianze delle persone che noi oggi siamo qui ad assistere, vi è chi era appena maggiorenne, in quella strage ha perso il padre, la madre e l'unico fratello. Vi è chi ha perso la sorella minore poco dopo, a causa sempre delle gravissime lesioni subite, la propria madre. Vi è anche chi era in Italia per una vacanza e si trovava alla stazione di Bologna perché rientrava a casa. In quella strage ha perso sia la moglie che due figli minorenni, piccolini, due bambini. Una mamma che ha perso in un solo momento entrambe le sue figlie e la propria sorella. Ma anche figli minori, che hanno perso uno o addirittura entrambi i genitori, rimanendo improvvisamente orfani. Il danno apocalittico provoca dunque un vuoto esistenziale incolmabile. La perdita di ogni riferimento, un vuoto improvviso, un disorientamento. Infine vi sono anche genitori, persone che i propri cari li hanno persi
non immediatamente ma a distanza di qualche giorno dalla strage, a causa delle lesioni, delle ustioni subite. Voglio ricordare in particolare, ma ve ne sono altri, Sergio Secci, aveva 24 anni, e il padre che andò ad assisterlo all'ospedale nell'immediatezza successivamente alla strage, di lui quando lo vide disse: mio figlio era ridotto a un rudere. Pensate, un padre che del proprio figlio arriva a dire: mio figlio era ridotto a un rudere. Ecco quali sono gli effetti. E su questo ultimo tema emerge dunque anche il tema del danno cosiddetto tanatologico, che viene acquisito iure hereditatis dai familiari e che la giurisprudenza ha chiarito che è risarcibile qualora la persona defunta abbia avuto lucida e cosciente percezione della propria condizione per un determinato lasso di tempo. Concludo quindi il mio intervento analizzando l'ultimo tema che mi ero riproposta di approfondire, che è quello dei reati di depistaggio e di false informazioni al PM. Reato di depistaggio, previsto dall'articolo 375 del Codice Penale, in questo caso viene contestata la lettera B, e reato di false informazioni, articolo 371 bis, aggravato in questo caso, perché si tratta di strage terroristica, dall'articolo 384 del Codice Penale. Il reato di depistaggio è stato inserito recentemente, nel 2016, nel nostro Codice Penale, ed è un reato di pericolo, come abbiamo visto per la strage. Pertanto, per la sua realizzazione non è necessario che poi l'evento si sia effettivamente realizzato, non è quindi necessario che poi lo sviamento, l'ostacolo alle indagini si sia effettivamente realizzato. È sufficiente che le attività poste in essere, l'atto posto in essere dalla persona che ha commesso il reato, sia idoneo a configurare ad impedire, ad ostacolare e a sviare le indagini. La condotta, sia nel reato di depistaggio che in quello di false informazioni, è simile, è la stessa condotta, quella di mentire, di essere reticenti, di nascondere le informazioni che si conoscono per ostacolare, impedire o sviare un'indagine. Per quanto riguarda invece l'elemento psicologico, soggettivo di questo reato, per il reato di depistaggio la giurisprudenza configura un dolo specifico e la norma stessa. Quindi il depistaggio deve essere volto, il soggetto deve avere la volontà di impedire le indagini. Ora, il reato che è scritto e che oggi si contesta all'imputato Pier Giorgio Segatel, il quale era un pubblico ufficiale e per questo risponde del reato di quell'articolo 375, che è un reato proprio dei pubblici ufficiali, era stato reso edotto del fatto che veniva sentito sui fatti della strage del 2 agosto 1980 e egli ha mentito sapendo di ostacolare l'indagine che in quel momento si stava effettuando. E tale menzogna ha comportato che per arrivare finalmente a fare luce sui fatti che si stavano investigando è stato necessario un ulteriore aggravio delle risorse processuali investigative e quindi sicuramente un danno all'amministrazione della giustizia, che è stata rallentata, che è stata ostacolata da queste false informazioni. Per quanto riguarda invece l'imputato Domenico Catracchia, lui risponde del reato di false informazioni in quanto non ha la qualifica di pubblico ufficiale e quindi risponde del reato comune di false informazioni al PM, il quale a differenza del reato di depistaggio richiede un dolo generico, quindi la consapevolezza di rendere dichiarazioni false, menzogniere, di celare ciò che si conosce su quella materia su cui viene interrogato. Si ritiene dunque che sia l'imputato Segatel che l'imputato Catracchia abbiano inteso sviare ed ostacolare lo svolgimento delle indagini. Catracchia per quanto riguarda l'amministrazione degli immobili di Via Gradoli, il ruolo di Vincenzo Parisi
in questa vicenda e Segatel per quanto riguarda il suo ruolo all'epoca. Verrà poi approfondito dai miei colleghi il tema fattuale, diciamo così. Pertanto si ritengono entrambi responsabili dei reati a loro ascritti e infine si ritiene che tali reati abbiano comportato, oltre a una lesione del bene giuridico, amministrazione, corretta amministrazione della giustizia, anche una lesione al secondo bene giuridico tutelato da questa norma, che è quello del diritto costituzionalmente garantito alle parti civili del processo per il reato presupposto alla verità, quindi a una corretta ricostruzione dei fatti e alla verità sulle responsabilità relative ai fatti stessi, nonché il loro diritto al risarcimento del danno che le stesse hanno subito in funzione della strage. Su questo rimando anche alle giurisprudenze della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che le persone lese nel loro diritto fondamentale e costituzionalmente garantito alla verità sui fatti relativi al reato presupposto subiscono una lesione di un diritto inviolabile della persona e dunque vantano un diritto al risarcimento del danno extrapatrimoniale patito. Vi sono giurisprudenze anche della terza e della seconda sezione civile della Cassazione che confermano questi principi. Tale diritto alla verità discende dunque direttamente dagli articoli 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 24 della Costituzione e dall'articolo 111, il giusto processo, e si traduce in un diritto ad acquisire senza ostacoli illegittimamente posti le informazioni e le conoscenze ritenute utili e necessarie sia in sé sia quali precondizioni per l'esercizio di altri diritti fondamentali. Pertanto concludo dunque chiedendo che sia riconosciuta la responsabilità per tutti i reati oggi contestati agli odierni imputati, deposito le mie conclusioni e le note spese per le persone appunto che assisto e che ho elencato in apertura del mio intervento, e chiedendo come i colleghi per quanto riguarda la posizione dell'imputato Catracchia alla distrazione degli onorari ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile e precisando che io non deposito l'istanza di liquidazione in quanto per ragioni di recente iscrizione all'ordine degli avvocati non sono ancora ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Grazie. Signor Presidente, signor Giudice all'Atere, signori giudici popolari, io intervengo nell'interesse delle costituite parti civili, costituite dal signor Burri Angelo Renato, Orlando Ettore, Lauro Patrizia, Lauro Francesca, Zanotti Stefano, Procino Antonio, Pizzalis Clemente, Sacrati Walter, Spinello Luciana. La verità della strage è sempre stata resa muta fino ad oggi, prigioniera di un sistema che si è mossa attraverso una rete di menzogne, di silenzi e ostinati dinieghi. Un sistema perverso, clinicamente parlando. Il silenzio e il diniego hanno impedito la guarigione dal trauma.
La verità, infatti, deve essere saputa fino in fondo, il meccanismo deve essere ripercorso con attenzione, disvelato, analizzato per poterlo smontare o almeno per poterlo contrastare nei suoi effetti distruttivi. Non sono mie queste parole, ma sono di Benedetta Tobagi, giornalista che ha visto suo padre assassinato il 28 maggio del 1980 dalla Brigata 28 Marzo, che era un gruppo terroristico di sinistra, rimasto assassinato a Milano. E queste parole riassumono ciò che è accaduto sino ad oggi e ciò che invece dopo 42 anni questo processo è riuscito a disvelare. Un meccanismo ed una rete. È emersa una data, il 16 febbraio del 1979, una data che corrisponde al primo finanziamento di Licio Gelli. Una data e un finanziamento che se non ci fosse stato questo processo non sarebbe mai emersa, visto tutto il modus operandi della catena di depistaggio e di ricatto che ha portato. Analizzando però questo processo che vede imputato Paolo Bellini appartenente al movimento ed è emerso la sua appartenenza ad Avanguardia Nazionale, ha portato la necessità di analizzare cosa accadeva nel contesto della destra eversiva romana, perché noi abbiamo già degli esecutori materiali condannati in via definitiva e Gilberto Cavallini, che è giusto significare, è stato condannato solo in primo grado, che comunque provenivano dal contesto dell'eversione romana. E analizzando molto attentamente e con precisione cosa accadeva a Roma in quel 1979-1980, ci siamo accorti dell'esistenza di una rete e di convergenze che ci hanno portato quantomeno con l'unione di tutti gli elementi indiziari emersi, a Paolo Bellini attraverso il senatore Franco Mariani. E il contesto della destra eversiva romana era l'oggetto dell'indagine di un magistrato, il dottor Mario Amato, il quale si insedia nella Procura di Roma a distanza di un anno dall'uccisione, dall'assassinio del magistrato Vittorio Corzio. Dunque, entra nella Procura di Roma nel luglio del 1977 ed inizia ad indagare esclusivamente sui movimenti neofascisti e sulla nuova morfologia che questi gruppi neofascisti si stavano dando in quegli anni. Dunque, alcuni aspetti dell'attività di indagine del dottor Mario Amato sono stati preziosi per questo processo, perché il dottor Amato non indagava solo sui singoli gruppi neofascisti, quindi non indagava solo sui singoli NAR, sui singoli appartenenti a terza posizione, no, stava indagando e stava comprendendo che questi singoli gruppi in realtà erano sigle dietro cui si camuffavano le ex dirigenze di movimenti che erano costituiti da Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, che erano formalmente disciolti ma continuavano ad operare nascondendosi dietro le nuove leve della destra romana. Dunque questo processo ha portato anche al disvelamento di un crollo di questa vulgata dello spontaneismo armato, perché quelli che erano i giovani, le nuove leve della nuova destra eversiva, in realtà già il dottor Amato ne individuava un livello superiore che li armava. Per questo diventano molto importanti, alla luce delle nuove fonti di prova che sono state raccolte grazie a questo processo dopo 42 anni, divengono molto importanti le audizioni, alcuni passaggi delle audizioni che il dottor Amato rese davanti al CSM il 25 marzo e il 13 giugno del 1980. Ora io darò lettura solo di brevi degli stralci, dei passaggi fondamentali che danno l'idea e ci permettono di comprendere come il dottor Amato fosse arrivato ad una verità d'insieme e questi esiti, gli approdi investigativi a cui era arrivato il dottor Amato li riferiva all'organo di autogoverno della magistratura.
perché si è affidato a un organo di rilievo costituzionale che era il CSM. E non sapeva, perché non era possibile ancora all'epoca sapere, che il vicepresidente di un organo di rilievo costituzionale fosse un uomo di Licio Gelli, e cioè Ugo Zilletti. E questo è un dato che è emerso in questo processo dopo 42 anni con certezza, perché lo abbiamo sentito da Licio Gelli stesso, dalle parole di Licio Gelli. Dunque Maria Amato va davanti al CSM a informare il CSM del fatto che la destra eversiva si stava riorganizzando, si era riorganizzata, si camuffava, che le vecchie dirigenze, anche se non comparivano esteriormente, in realtà stavano operando dietro a sigle camuffate, e grida un allarme, la pericolosità dell'armamento e del potenziale eversivo che queste organizzazioni neofasciste stavano avendo. E queste informazioni vanno a Ugo Zilletti, quindi noi dobbiamo pensare che comunque indirettamente Ugo Zilletti viene a conoscere ciò che un magistrato di Roma che indaga sulla destra eversiva sta scoprendo. E il primo passaggio significativo è il seguente. Il dottor Amato specifica al CSM: mi preoccupa che alcuni elementi della destra molto pericolosi siano scomparsi, così come sembra scomparsa l'organizzazione che operava sotto la sigla MRP, di cui ci ha parlato in istruttoria Leandri, il Movimento Rivoluzionario Popolare. Dato infatti che si tratta di elementi molto pericolosi che non demordono, ho motivo di ritenere che continuino a lavorare camuffati. Non per niente vi sono delle disposizioni di ordine nuovo che dicono che bisogna camuffarsi, cambiare sigle, allearsi agli autonomi. E qui ci ricorda indiretto collegamento con la teoria dell'arcipelago che poi Aleandri ci viene a raccontare in istruttoria. Di più, parlando del terrorismo nero, il magistrato Amato lo descrive in questo modo. Tale tipo di criminalità ha firmato dal 1979 ben 4 attentati a Roma, uno dei quali ha interessato proprio questo consiglio. E non ha avuto un esito infausto soltanto perché non ha funzionato il timer. Non si sa ancora se non funzionò perché manomesso per un guasto imprevisto dagli attentatori, fatto sta che l'attentato venne compiuto con 55 candelotti di dinamite che se fossero esplosi in piena piazza Indipendenza avrebbero provocato una vera e propria strage. Altri attentati neri sono stati poi quelli contro Regina Coeli e contro il Campidoglio. Questa è la situazione che indubbiamente è di una certa gravità, ebbene a fronte di tale situazione sono stato lasciato completamente solo a fare questo lavoro per un anno e mezzo. Mi fermo su questo perché il 13 giugno, e quindi quando il dottor Amato già aveva ricollegato tutti gli elementi che sono emersi dal rinvenimento del covo di via Alessandria, dalle dichiarazioni poi anche di Marco Mario Massimi, quindi aveva già avuto la visione d'insieme di elementi che lo avevano aiutato a comprendere il contesto, ci dice sempre riguardo agli attentati. In questo momento, tra l'altro, la pericolosità del terrorismo di destra lo ha dimostrato ampiamente, perché non mi posso dimenticare che nell'ultimo anno, cioè nel 79, vi sono stati 4 pesantissimi attentati dinamitardi a Roma. Queste operazioni, e qui c'è la consapevolezza, vengono compiute da persone che da anni e anni si battono per un certo tipo di ordine nuovo. Non ci si può illudere che ad un certo punto ci ripensino e dicano
Va bene, ora diventiamo dei bravi ragazzi. È folle pensare una cosa del genere. Dobbiamo ricordarci che se in un momento vi è un ristagno, fra un mese o fra un anno verranno allo scoperto. Ci sono un sacco di ragazzi o addirittura ragazzini che sono come i miei o i vostri figli o come i figli di persone assolutamente per bene e che vengono armati o comunque istigati ad armarsi e che poi ci troviamo che ammazzano. Ora, sembra una frase priva di, comunque con un significato anche di comprensione sociale, ma in realtà no, perché qui il dottor Amato ci sta dicendo: anche se le vecchie dirigenze non si vedono, questi si stanno continuando a battere per un ordine nuovo. E i ragazzini che noi arrestiamo e che potevano essere benissimo un'AR, terza posizione, un Walter Sordi, vengono armati e istigati ad armarsi. Quindi c'è l'individuazione di un'attività anche di proselitismo e di utilizzo di queste nuove leve. Maria Amato inizia, e poi lo vedremo parlando del covo di Alessandria, ad avere una visione di una verità d'assieme, e questo lo dice il 13 giugno. Arriva e dichiara di essere arrivato ad una verità, alla visione di una verità d'assieme, denotante responsabilità ben più gravi dei meri esecutori materiali. Dopo 10 giorni, e dunque il 23 giugno del 1980, il dottor Amato viene assassinato da Gilberto Cavallini con il concorso di Luigi Ciavardini, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, e ce li ritroveremo poi dopo 40 giorni ad eseguire la strage alla stazione di Bologna. Il livello di conoscenza che raggiunse il dottor Amato grazie alle sue indagini comportò un meccanismo perverso che si attivò per metterlo in difficoltà, e ce lo dice lui il 13 giugno. Mi sono trovato a dover svolgere indagini in un ambiente molto difficile, e cioè quello della destra romana. Si tratta di un ambiente che ha legami e diramazioni dappertutto. Specialmente per il fatto che ero il solo a svolgere detta attività, mi sono trovato più volte esposto ad attacchi o della stampa o dei legali che sono molto legati a certi ambienti. Costoro hanno cercato più volte di mettermi in cattiva luce e di indicarmi come persona faziosa che non sa fare il proprio lavoro e cose del genere. Nel corso delle audizioni si vedrà come il dottor Amato descrive un contesto della procura, del procuratore capo, che era Giovanni De Matteo, che purtroppo fu totalmente disinteressato all'attività di indagine, non gli diede l'appoggio. Venne circondato da alcuni legali della destra eversiva che lo circondarono per attaccarlo ripetutamente. Ora, il dottor Amato stava appunto svolgendo un'attività di indagine molto importante. Il 14 dicembre scoprì il covo di via Alessandria numero 129. Il covo di via Alessandria 129 rappresenta una sintesi di legami che portano poi alla strage del 2 agosto. Il 14 dicembre viene scoperto il covo di via Alessandria grazie all'arresto di 3 persone, Giuseppe Dimitri, Roberto Nistri, Alessandro Montani. Giuseppe Dimitri ce lo dice direttamente, ce lo dicono Aleandri e Walter Sordi, che sono stati sentiti in questa istruttoria. Walter Sordi descrive Giuseppe Dimitri in questo modo: era dentro terza posizione, ma per conto di Avanguardia Nazionale, agiva per conto di Avanguardia Nazionale, ed era comunque una persona particolarmente carismatica. Ed è Dimitri che fa da tramite per mettere in relazione poi Walter Sordi e Adriano Tilger. Dunque, legami tra Giuseppe Dimitri e Adriano Tilger vengono
riconosciuti da Walter Sordi. Di più, Paolo Aleandri descrive Giuseppe Di Mitri in questo modo: ebbi modo di entrare in contatto per alcuni chiarimenti con Peppe Di Mitri, esponente di spicco di terza posizione e di cieca fede avanguardista. Era dirigente apicale della parte, diciamo così, più operativa di terza posizione per mente avanguardista. Giuseppe Di Mitri era tra i fondatori di terza posizione. Ma in realtà Giuseppe Di Mitri era colui dietro al quale si celava la presenza di Avanguardia Nazionale all'interno di terza posizione. Dentro il covo di Via Alessandria, dunque, viene arrestato Giuseppe Di Mitri e all'interno dello stabile viene ritrovato un vero e proprio arsenale di armi. Vengono ritrovate armi che il dottor Amato riconduce alla rapina svolta dai NAR pochi mesi antecedenti, alla armeria Omnia Sport, e vengono rinvenute delle bombe a mano lotto 1476 di esclusiva provenienza del Ministero della Difesa e dell'Esercito, che non devono essere confuse con le armi che vennero rubate da Librandi e Fioravanti mentre svolgevano il militare. Quindi armi, bomba a mano di provenienza esclusiva del Ministero della Difesa. E indosso a Giuseppe Di Mitri cosa viene rinvenuta anche? Un'agenda contenente una serie di numeri telefonici che verranno poi identificati in quasi la maggior parte degli appartenenti e dei fondatori di Avanguardia Nazionale, persone appartenenti ai NAR e a terza posizione, ma anche il numero riconducibile al Ministero della Difesa con sede in Roma via 20 settembre. Ora, rispetto a questo rinvenimento, e quindi già sappiamo che se Giuseppe Di Mitri rappresenta Avanguardia Nazionale all'interno di terza posizione, comprendiamo già un collegamento tra Avanguardia Nazionale e il Ministero della Difesa. In più, io aggiungo che leggendo le dichiarazioni che Alberto Volo, l'amico di Mangiameli, che ha reso davanti alla Procura Generale, Volo faceva parte del SID, dichiara, riprendo la parte, la dichiarazione del 26 giugno del 2019. Alberto Volo ci dice: fui reclutato per lavorare nel SID, venivo pagato in dollari consegnati dentro una busta sigillata, la consegna avveniva in via Alessandria 10 a Roma, dove c'era la sede dei servizi. Quindi anche Alberto Volo ci dà un'informazione sulla quale, su quella via, oltre al covo dei NAR al 129, vi è anche una sede dei servizi in via Alessandria numero 10. Che cosa emerge da via Alessandria numero 129, oltre al covo riconducibile di armi riconducibili a NAR e terza posizione? Emerge come quello stabile fosse sicuro per tenere quelle armi da parte dei NAR e terza posizione, perché uno, lo stabile era di proprietà della famiglia Freddi Caponetti attraverso le società via Fondiaria via Alessandria SRL e famiglia Freddi Caponetti, di cui Stefano Caponetti era lo strettissimo collaboratore del senatore Franco Mariani, con studio in via Sardegna numero 29. Ma sui legami Caponetti, Franco Mariani e sui sequestri di cui dopo parlerò, lo accantoniamo un attimo come tema e parliamo un attimo di che cosa risiede all'interno dello stabile. All'interno dello stabile, al quarto piano interno 17, vi è una società, la ACR SAS, che venne costituita il 2 marzo del 1978 e questa società vede come fissazione della sede legale lo studio di Romano Coltellacci ed è una società che vede al suo interno Adriano Tilger, Saverio Savarino Morelli, che è tra i fondatori, ci dice anche giudici nell'istruttoria, è tra i fondatori di Avanguardia Nazionale, ma abbiamo anche un'altra presenza, e cioè Giancarlo Garzella,
Giancarlo Garzella è cognato di Romano Coltellacci ed è colui che nel dicembre del 75, comunque nell'anno 1975, concedeva la locazione ad Adriano Tilger, o comunque dava la disponibilità ad Adriano Tilger, dell'appartamento sede di Avanguardia Nazionale in Roma, via Tronto 32. Il dottor Amato cosa scopre anche grazie a Giorgio Minozzi? Perché Giorgio Minozzi il 21 novembre del 1979, poco prima della scoperta del covo, ci ha confermato in istruttoria, sottoscrisse e formulò un'informativa con tutti i punti di congiunzione tra Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, NAR terza posizione, ce ne ha parlato in istruttoria. All'interno e nel corso di questa informativa emergeva cosa? La madre della SR SAS, che venne trovata in via Alessandria, che era costituita dalla forma a responsabilità limitata, quindi prima della ASR SAS esisteva la ASR SRL, che viene chiusa lo stesso giorno di costituzione della società in accomandita semplice, quindi viene costituita la SRL il 14 dicembre del 1973 e viene costituita proprio da Romano Coltellacci e Adriano Tilger. All'interno questa società aveva come soci Adriano Tilger e un'altra società, la Auto R SRL, filiale della ASR, che era direttamente riconducibile a Romano Coltellacci, i fratelli di Romano Coltellacci. Ora, Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo convergono con i loro interessi economici sin dal 1973 senza soluzioni di continuità. Nonostante all'esterno, e quindi quel doppio livello, la facciata esterna diceva, o comunque ci hanno voluto far credere, che Ordine Nuovo e Avanguardia fossero due gruppi contrapposti che non avevano alcuna strategia o linea politica condivisa, quando poi in realtà, se guardiamo dietro al velo occulto, vediamo invece che si fidavano l'uno dell'altra, avevano una società in comune dal 1973 e quindi un'unità anche di convergenza di flussi economici. Ora, rispetto a sempre all'interno dello stabile, noi troviamo che cosa? La sede anche nello stesso piano quarto interno 17, la sede della rivista Confidenziel, di cui ha già parlato l'avvocato Speranzoni. Io non ritornerò nei dettagli della presenza all'interno della società IREP di Mario Tilger e di Sisto di Borbone di Parma, ma ciò che conta è che il dottor Amato arriva a Confidenziel perché Giuseppe Dimitri aveva, oltre all'agenda, portava con sé 30 fogli manoscritti della rivista Confidenziel, e Giuseppe Dimitri formalmente è di terza posizione. E quindi il lato occulto che emerge sempre di più con forza. E la rivista Confidenziel è tenuta in mano a chi? Il direttore Mario Tilger, affiliato alla loggia P2, padre di Adriano Tilger, e Piero Citti, quando abbiamo fatto acquisire gli interrogatori, ci descrive Mario Tilger come anche un fascista che condivide perfettamente la linea politica del figlio. E allora qui, rispetto alla rivista Confidenziel, perché voglio provare a tratteggiare in modo ordinato tutta la grande rete di convergenze indiziarie. Rispetto alla rivista Confidenziel, noi troviamo che cosa? Che il giudice Amato, il magistrato Amato, aveva indagato sui fratelli Caponetti. L'indagine è stata interrotta e Giorgio Minozzi ci ha dichiarato che prima, al ritorno delle ferie, il dottor Amato gli aveva confidato che doveva partire per l'estero per continuare a indagare sulla rivista Confidenziel. Quindi l'indagine del dottor Amato venne interrotta dall'uccisione. Ma il dottor Nunziata, da Bologna, vede gli atti di indagine del dottor Amato e il 17 settembre emette i decreti di perquisizione e sequestro nelle abitazioni di Aurelio Caponetti, Stefano Caponetti e Adriano Tilger.
Per ora, riguardo alla rivista Confidentiel, fermiamoci ai risultati indiziari emersi dalle agende di Aurelio Caponetti, che di professione faceva il medico. All'interno dell'agenda troviamo scritto nero su bianco indirizzi destinatari della prima rivista di Confidentiel, che dovevano ricevere la rivista di Confidentiel della edizione italiana, e in più troviamo anche gli indirizzi delle altre edizioni, perché Confidentiel non è solo italiana, è prima francese, spagnola, argentina, e troviamo tutti gli indirizzi. Ma che cosa troviamo all'interno di questi, tra questi indirizzi? Noi troviamo l'indirizzo anzitutto di Licio Gelli. Troviamo commendator dottor Licio Gelli, eccolo qui, commendator dottor Licio Gelli, Villa Vanda, Santa Maria delle Grazie. E troviamo gli indirizzi dell'ambasciata brasiliana a Roma, troviamo l'indirizzo dell'ammiraglio Gino Birindelli, affiliato alla loggia P2, troviamo l'indirizzo di Franco Salomone, affiliato anch'egli alla loggia P2, Gustavo Coltellacci, quindi anche i collegamenti con la famiglia Coltellacci, il Grande Oriente d'Italia di via Giustiniani 5 Roma. Ma, e qui è interessante, se non inquietante, troviamo l'indirizzo del Ministero della Difesa, ufficio 3, via 20 settembre numero 8 Roma, tra parentesi scritto capo del servizio, colonnello Rinaldo Rinaldi. Cosa emerge dal sequestro che viene eseguito nello stesso giorno dal dottor Nunziata presso la ASR di Adriano Tilger? Troviamo tutte le lettere di riscontro di questi indirizzi che rispondono alla sede di via Alessandria 129 dicendo abbiamo versato i soldi, ci siamo abbonati. E tra queste lettere di riscontro degli abbonamenti che corrispondono perfettamente agli indirizzi rinvenuti nell'agenda di Aurelio Caponetti, cosa andiamo a trovare? Una lettera del Ministero della Difesa, su carta intestata del Ministero della Difesa, datata 2 maggio 1980, sottoscritta proprio dal colonnello Rinaldo Rinaldi, il quale dice: vi abbiamo versato sul conto della Confidentiel 20.000 lire a titolo di abbonamento, ci siamo abbonati. Quindi il Ministero della Difesa, dopo il rinvenimento del covo, dava i soldi ad Adriano e a Mario Tilger per l'abbonamento alla rivista Confidentiel. E per me è molto inquietante tutto ciò, però è una mia considerazione. Dunque, dentro lo stabile si viene a scoprire questo livello di operatività comune tra dirigenza di Avanguardia Nazionale Ordine Nuovo, perché se io non mi metterei mai in società con persone di cui non mi fido, e quindi dal 73 Adriano Tilger si fidava di Romano Coltellacci e di tutta la famiglia di Romano Coltellacci, e la proprietà dello stabile, abbiamo detto, è della famiglia del collaboratore fedele stretto dello studio Mariani, del senatore Franco Mariani. Mario Amato scopre di più, e noi dalle carte investigative del dottor Amato notiamo anche un quid pluris. La famiglia Freddi Caponetti non era solamente proprietaria dello stabile sicuro dove detenere o mettere le armi e tenere le sedi della rivista di Avanguardia e della società di Ordine Nuovo e Avanguardia. No, la famiglia Freddi Caponetti è proprietaria anche di un appartamento sito a via Panetteria 47. E Giorgio Minozzi riferisce al dottor Amato: guardi, in questo appartamento, che è di proprietà delle Immobili Urbani, che è società socia senza che vi sto tediando su questi passaggi, fatto sta che le Immobili Urbani è della mamma e degli zii dei fratelli Caponetti, e Stefano Caponetti gestisce queste due società, di fatto, che cosa c'è in via Panetteria 47? Nel marzo del 1977 venne dato in locazione dalla società un appartamento a Giancarlo Laganà. E sai che cosa c'era dentro l'appartamento di via Panetteria 47? La sede della rivista di terza posizione. Ora, e io ricapitolo anche per me stessa,
lo stesso proprietario dello stabile di Via Alessandria, dove c'è il Covonar e terza posizione, dove viene arrestato Dimitri, che è, diciamo, il soggetto dietro cui si cela Avanguardia Nazionale, che ed è tra i fondatori di terza posizione, ha anche la sede della rivista di terza posizione. Quindi le convergenze indiziarie iniziano a significare un vincolo unitario tra queste sigle. E questa linea di continuità e la convergenza economica tra dirigenza di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, cosa ci fa comprendere? Che nel 1979, nell'aprile del 1979, nello studio Mariani e Caponetti, venne svolta una riunione alla quale partecipò Stefano Delle Chiaie, latitante, quindi dalla sua latitanza in Sud America. Delle Chiaie viene a Roma nello studio Mariani Caponetti nella primavera del 79 e Magnetta ci viene a dire, Domenico Magnetta ci dice: certo, c'è stata la riunione, c'era anche Giuseppe Dimitri, c'era tutta la dirigenza, c'erano gli operativi. La riunione si è suddivisa in due fasi, una fase maggiormente economica operativa, perché noi ci dobbiamo autofinanziare in quel periodo e quindi dobbiamo unire le forze per autofinanziarci, e poi ci fu un'altra riunione nella quale si è parlato della rivista Confidentiel, ma io non me ne sono mai occupato perché ero un operativo che garantiva la latitanza ai NAR appartenenti a terza posizione, agli avanguardisti, agli ordinovisti, una latitanza garantita da Magnetta in modo trasversale, ci dice in poche parole. E allora faccio io un passo indietro, perché dopo la riunione, prima del rinvenimento del covo di Via Alessandria, ci furono due rapine. Una l'11 ottobre del 1979, una rapina al Banco di Roma, nella quale parteciparono Ali Brandi, Carminati, Magnetta e Giuseppe Dimitri. E l'altra rapina avvenuta il 27 novembre del 1979 alla banca, al Chase Manhattan Bank. A questa rapina parteciparono Magnetta, Giuseppe Dimitri, Massimo Carminati e Valerio Fioravanti. Dunque, un legame operativo già lo possiamo individuare. E se Avanguardia Nazionale garantiva tramite Domenico Magnetta la latitanza, e a questo punto possiamo ritenere anche che garantisse i covi delle armi, allora le convergenze e anche l'utilità di una società nella quale sono unite le dirigenze di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo inizia ad avere un senso, e la finalità è verosimile ritenere che questa finalità di convergenze economiche fossero di autofinanziamento e logistica. Io devo garantire i covi mi costano, la latitanza mi costa, io ho un'unione con Avanguardia con gli ordinovisti in Sud America, li abbiamo, come abbiamo visto, latitanti, avanguardisti, ordinovisti, la promiscuità, diciamo, tra sigle. Quindi, certo, esiste una convergenza economica. Noi partiamo oggi, dopo 42 anni, l'ufficio della Procura Generale scopre che Licio Gelli ha finanziato la strage, che l'aspetto economico non esiste. Esiste come? Ed è occultato, perché lo strumento societario ci occulta perfettamente. Chi? Un Walter Sordi, che era magari la nuova manovalanza della destra eversiva romana, il duro e puro, ma anche un vinciguerra, potevano sapere, andavano a controllare, a fare le visure societarie per vedere che Romano Coltellaccio, ordinovisti e avanguardisti erano in società insieme? No. Quindi la società poteva pure garantire il mantenimento della menzogna anche con coloro che all'interno delle sigle erano, chiamiamoli, puri. Quindi lo schermo societario, abbiamo visto in questo processo che è intervenuto, per quanto noiosa la ricostruzione delle varie compagini, in realtà dietro le società si celano rapporti, convergenze, fiducia. E dell'aspetto di unità tra
Romano Coltellacci, Stefano Caponetti e Adriano Tilger, ce ne parla anche Vincenzo Vinciguerra. E nella sua dichiarazione Vincenzo Vinciguerra ci dice, perché è opportuno riprendere. Allora, rispetto all'aspetto economico, Vinciguerra ci dice di quello delle attività finanziarie se ne occupavano Tilger, Stefano Caponetti, credo che poi desse una mano anche Romano Coltellacci. E su Romano Coltellacci ci dice che Romano Coltellacci era un po' il nostro punto di riferimento per quello che riguardava le società di import-export o società di altro tipo. Comunque lui era puntini puntini. E rispetto alla rivista Confidenziale è sempre Vinciguerra che ci dà un dato confermativo, diciamo, di tutti gli elementi indiziari che emergono a livello documentale dalle indagini del dottor Amato. Ci dice: sì, Adriano Tilger e Caponetti nel periodo del febbraio 1979 erano, diciamo, molto legati. In quel periodo ricordo che si parlò del varo della rivista Confidenciel, insomma si parlò un po' di iniziative che potessero rimettere un po' in piedi l'organizzazione. Dunque, diciamo che questi legami, anche a livello dichiarativo, li abbiamo assunti e sussunti. Via Alessandria quindi diventa una sorta di sintesi di rapporti, di sintesi di un livello economico in comune. E tutti questi elementi passano sotto gli occhi di chi? Del senatore Franco Mariani, perché il suo collaboratore è proprietario degli stabili dei Covi, è in rapporti stretti con Adriano Tilger per la rivista Confidenziel, che abbiamo visto quali abbonati e quale qualità degli abbonati avesse quella rivista, e la famiglia Caponetti dunque è in rapporto con il senatore Mariani, mentre il magistrato Amato svolge queste indagini e scopre questi elementi. Nel 1977 il senatore Mariani, come ci ha perfettamente, non ritorno assolutamente sull'argomento, descritto analiticamente l'avvocato Speranzoni, il senatore Mariani, io la faccio breve, il senatore Mariani è colui che è il punto di riferimento di Paolo Bellini, ma non solo di Paolo Bellini in quanto Paolo Bellini, ma anche di Paolo Bellini in quanto Roberto da Silva. E quindi il ritorno il 17 giugno del 1977 in Italia di Paolo Bellini con la falsa identità è ben conosciuta dal senatore Mariani, lo aiuta il senatore Mariani, gli consente di iscriversi all'Aeroclub di Foligno. E cosa troviamo nell'agenda invece dello stretto collaboratore di Franco Mariani? Troviamo che proprio in quel periodo, e quindi nel periodo che va dal giugno all'ottobre del 1977, troviamo una serie di appunti con indicati appuntamenti presso l'ambasciata brasiliana di Roma. E dunque il collaboratore del senatore Mariani, nel periodo in cui Mariani agevola e aiuta Roberto da Silva, che sarebbe Paolo Bellini, nel suo inserimento in Italia con la falsa identità, ha tutta una serie di appuntamenti con l'ambasciata brasiliana. E qui le convergenze continuano sempre di più a farsi più strette. Questo emerge dall'agenda di Stefano Caponetti, quindi in tutto l'intreccio di collegamenti va a confluire in cosa? Che all'interno di questo intreccio il senatore Franco Mariani stava agevolando, sapeva che Roberto da Silva era Paolo Bellini, Stefano Caponetti doveva prendere appuntamento con l'ambasciata, tant'è che l'ambasciata brasiliana a Roma non viene a sapere immediatamente che Paolo Bellini, il suo concittadino, era in Italia, no, lo viene a sapere proprio nel passaggio e nell'arrivo di Paolo Bellini a Foligno, agevolato dal senatore Mariani. Quindi si vede una contestualità di risultati, di appuntamenti all'ambasciata brasiliana, arrivo di Paolo Bellini con la falsità Roberto da Silva. Ma vi è anche un'altra connessione, e questa volta riguarda proprio Romano Coltellacci. Romano Coltellacci, in società con Adriano Tilger,
Chi è anche, e ce l'ha detto Giraudo, ce l'ha anche detto l'avvocato Speranzoni alla scorsa udienza, Romano Coltellacci, oltre ad avere tutte queste società insieme a Tilger, era anche il rappresentante della compagnia brasiliana aerea detta Varig. E lui, Romano Coltellacci, è a Roma e la sede della Varig è in via Sardegna 40. E qui emerge un'altra convergenza, diciamo, particolare. Paolo Bellini e i familiari di Paolo Bellini, solo attraverso la sede di Roma, via Sardegna 40 della Varig, parte per il Brasile con i documenti falsi e la falsa identità di Da Silva. Dunque, doveva essere molto sicura la sede di via Sardegna 40 e quella sede della Varig che vede rappresentante Romano Coltellacci. Questo è il livello di conoscenza, non certo riguardo a Paolo Bellini, perché il dottor Amato ha interrotto le sue indagini sui familiari Caponetti, o comunque quantomeno il livello di convergenza tra dirigenza e operativi era arrivato a comprenderla e l'abbiamo compresa anche noi oggi alla luce di queste nuove fonti di prova. Ora, Avanguardia Nazionale non era solamente la SIR aveva anche due società, una costituita dopo 12 giorni dal primo finanziamento di Licio Gelli, dunque il 28 febbraio del 1979, che riguarda la ODA al CSA, della quale facevano parte, viene costituita dai fratelli Roberto e Carmine Palladino e da Piero Citti. Il 9 gennaio del 1980 viene costituita nella stessa sede a Roma, in via Satrico 7, una seconda ODAL, la ODAL di Roberto Palladino, società in accomandita semplice. E qui i soci e chi costituisce questa società sono Carmine Palladino, Adriano Tilger, Elena Luzzi. Nel novembre Adriano Tilger cederà le quote a Roberto Palladino. Ora, che cosa è importante rispetto a queste società? Uno, queste società avevano come unico cliente la Sofint e quindi un collegamento con Flavio Carboni e tutto l'entourage che Flavio Carboni possedeva. Unico cliente la Sofint, Piero Citti ci indica che cosa? Che la Sofint non aveva un'attività produttiva, ma maneggiava molto denaro. Dunque Piero Citti ci dice che la Sofint era una società che riciclava denaro. E l'unico cliente della ODAL era la Sofint. Quindi, ma la ODAL non è solo questa connessione con la Sofint e Flavio Carboni, è connessione con Ernesto Deotalleri, che ce lo dice il brigadiere di Flavio, che svolse le attività di intercettazione sul numero fisso della società. E ci dice che cosa? Che era un punto di raccordo la ODAL, un punto di raccordo, un punto di collegamento, di riorganizzazione tra chi? Tra organizzazioni di Avanguardia Nazionale, NAR, terza posizione, Banda della Magliana. E chi è dentro la Sofint? Ernesto Deotallevi. Quindi il brigadiere di Flavio ci dà anche conferma del fatto che nella rete ODAL non ci fossero solo NAR, terza posizione, ma allora è così. Ci sta anche la banda della Magliana e noi comunque abbiamo nel corso del processo individuato che anche i NAR avessero delle connessioni con la banda della Magliana. Il brigadiere di Flavio quindi ci dice che è un punto di raccordo, ma chi ci descrive anche, diciamo, cosa accadeva presso la ODAL? Anche il maresciallo Satta. E qui a me ha colpito, rileggendo il verbale, di trascrizione, un episodio. Il maresciallo Satta ci parla, prima di descrivere gli appostamenti e i soggetti che vennero individuati, ci parla di un episodio accaduto quando doveva essere perquisita la casa della moglie, compagna anzi, di Stefano Delle Chiaie, la Pagliuca Leda Minetti. E il maresciallo Satta ci dice che dei primi suoi colleghi svolsero, eseguirono la perquisizione. Questi colleghi gli dissero: ha dato esito negativo la perquisizione. E il maresciallo Satta, invece che già sapeva allocare
la pagliuca Leda Minetti ci ha detto in istruttoria. A me, io non mi sono fidato perché mi sembrava strana questo esito negativo, ma come? Lei è una che sta all'interno della rete di Avanguardia Nazionale, la compagnia di Stefano Delle Chiaie. E infatti il maresciallo Satta decide di fare lui, di eseguire lui di nuovo la perquisizione, va all'interno dell'abitazione della Leda Pagliuca Minetti e scopre tutte le convergenze tra Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo e intercorse anche in Sud America. Quindi non era così negativa l'esito della perquisizione, e quindi Avanguardia viene a me il dubbio pensare che comunque aveva delle protezioni Avanguardia Nazionale, e se non ci fosse stato il maresciallo Satta noi saremmo rimasti con un esito negativo della perquisizione. Invece nell'agenda di Leda Pagliuca Minetti troviamo anche l'indirizzo di Sergio Coltellacci, fratello di Romano Coltellacci, che vive a Caracas in Venezuela. Quindi non era proprio così negativa la perquisizione effettuata a Leda Pagliuca Minetti. E c'è un ultimo dato, la ODAL è il punto di raccordo, ma il 4 marzo del 1982 è un punto di raccordo molto importante, perché viene nell'attività di appostamento, vengono individuati chi? Giorgio Vale, che sin dalla mattina era dentro la sede della ODAL, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini. Dunque, se io parto dal 14 dicembre del 79, o se vogliamo dalle rapine antecedenti, dall'11 ottobre del 79 arrivo al 1982, io ritrovo sempre delle convergenze tra Avanguardia Nazionale e fantomatici NAR. Io le ritrovo. Ma ritrovo anche un altro aspetto che a me ha colpito, è che il maresciallo Satta nel 1982 ci dice: abbiamo svolto gli appostamenti, abbiamo anche individuato Aldo Semerari all'interno, fuori dalla ODAL. E Aldo Semerari era il consulente della Procura di Roma, che abbiamo visto, come ci ha spiegato l'ufficio della Procura Generale, collegato a Licio Gelli e a Giorgio Di Nunzio. E lavorava nella Procura di Roma, nella stessa procura dove lavorava il magistrato Amato. Ora, quindi, brevemente ho cercato di riassumere le convergenze che trovate poi indicate nella memoria al capitolo quarto. E appare evidente che dei punti di connessione tra avanguardisti, ordinovisti e tra gruppi, diciamo, operativi sono ampiamente entrate all'interno dell'istruttoria dibattimentale, e si può pensare di descrivere un quadro di una rete che ci ha solo fatto credere che tra di loro si facessero la guerra e che fossero contrapposti. No, perché poi c'è un aspetto più occulto, più nascosto, che ci dice tutt'altro. Dunque la rete esiste, il finanziamento c'è stato, i punti di connessione ci sono tra NAR, Terza Posizione, Avanguardia Nazionale, e dunque tra anche l'odierno imputato, che non agiscono individualmente questi soggetti, agiscono perché appartengono a una rete. Un'ultima annotazione, un'ultima, diciamo, semplificazione della comprensione anche di un altro aspetto societario che abbiamo incontrato nel corso dell'istruttoria, riguarda Via Gradoli, e sarò molto breve perché nell'istruttoria dibattimentale noi abbiamo ripercorso, attraverso appunto la riconducibilità di alcuni soggetti a specifiche società, la presenza dei servizi segreti in Via Gradoli. Ora, nella memoria è tutto ampiamente, puntualmente specificato. Io mi sento di specificare solo tre punti. Arriviamo, si è parlato nell'istruttoria del processo dei fondi neri del SISD. Noi partiamo da lì, perché i fondi neri del SISD ci consentono che cosa? Di aver individuato le dichiarazioni che rese Pasquale De Rosa, che lavorava per il SISD dal momento della sua istituzione, che avvenne nell'ottobre del 77, ma lui subentrò nel gennaio del 78,
e fu colui che era il dirigente del settore amministrativo logistico del SISDE e ci dice una cosa molto importante. Il SISDE, i servizi, si muovevano attraverso la costituzione di società di copertura, ma il servizio non poteva comparire all'esterno. Il servizio utilizzava persone terze in strettissimo rapporto fiduciario che al posto del SISDE comparivano nelle società. Era una prassi quando il SISDE gestiva gli immobili di cui voleva la riservatezza. E che cosa ci dice Pasquale De Rosa, ancor più una cosa molto più importante ancora, che all'interno di questo sistema di strettissimi rapporti fiduciari tra persone terze estranee al servizio e il servizio, emergeva una società di consulenza, la FIDREV. Ci dà questo nome, quindi io vi segnalerò solo i nomi che io ritengo, per semplificare, importanti da seguire, la FIDREV. E poi però emerge che era una società di consulenza di strettissimo, in strettissimo rapporto fiduciario con il SISDE e che per il SISDE falsificava bilanci, redigeva tutti i documenti societari fittizi per far comparire le società del SISDE come per società perfette, impeccabili. Ma ciò non rispondeva a verità, ed ecco qua anche il lato occulto sempre delle società, anche che comunque noi vediamo, si mistifica, cioè non appare ciò che sembra. E quindi la FIDREV era specializzata in un rapporto fiduciario del SISDE per far comparire ciò che non era. E questo è assodato, Pasquale De Rosa ce lo dice nel 93. E poi però il processo e tutta l'indagine dei fondi neri del SISDE ci porta anche ad un'altra società con due nomi che io segnalo. La Sofigen, che era una società di copertura del SISDE, che venne costituita da un soggetto che noi ritroviamo successivamente, che è Aldo Bottai. Aldo Bottai costituisce la società di copertura del SISDE Sofigen il 1 marzo del 1975. Al momento della Costituzione c'è un altro nome che compare, questo invece questa persona ricopriva la carica di amministratore unico, che è Giovanni Ragnoli. Bene, è sicuro che la Sofigen fosse una società di copertura del SISDE, è sicuro che Aldo Bottai e Giovanni Ragnoli costituivano e ricoprivano la carica di amministratore unico. Dove li ritroviamo poco dopo? Nella Montevalle Verde SRL. Infatti la Monte Valle Verde SRL, che venne costituita nel 74, insomma, nel 30 settembre del 75 è Giovanni Ragnoli ad assumerne l'amministrazione e il 27 dicembre del 76 è Aldo Bottai ad assumerne l'amministrazione e successivamente è Galileo Bianchi ad assumerne l'amministrazione. Quindi vediamo che è sicuro che la Sofigen era una società di copertura del SISDE, è sicuro che in questa società di copertura del SISDE chi la costituisce Aldo Bottai. Dove lo ritroviamo? Nel 1978, nel pieno rapimento e poi nell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, ritroviamo la Monte Valle Verde dentro via Gradoli 96, proprietaria di 8 appartamenti. Questo è importante. Ma noi dobbiamo seguire anche la FIDREV, perché FIDREV entra dentro gli immobili di via Gradoli 96. FIDREV è la madre di un'altra società, che è l'immobiliare Gradoli S.P.A. Viene costituita dal consiglio di amministrazione della FIDREV, e la FIDREV è società di consulenza fiduciaria dei servizi. Aggiungo una cosa che secondo me è rilevante: nel resoconto stenografico di Pasquale De Rosa, che venne acquisito alla Commissione Moro del 2015, viene accertato con certezza che FIDREV era in Piazza della Libertà 10 ed era il polo e la sede dove venivano fissate le sedi legali di tutte le società del servizio, Piazza della Libertà 10. E dove FIDREV si spostavano le società di copertura del SISDE.
Bene, FIDREB costituisce con il proprio CDA la Immobiliare Gradoli. E noi vedremo, e abbiamo visto nell'istruttoria dibattimentale, che la FIDREB, socia di maggioranza, vedrà Domenico Catracchia come amministratore. Dunque, quando la Immobiliare Gradoli era composta per l'intero delle quote sociali dalla FIDREB, noi troviamo la presenza di Domenico Catracchia, che nel febbraio dell'80 diventa amministratore della società che vede la socia di maggioranza, la FIDREB. E qui anche ci poniamo delle domande, perché se la FIDREB è una società, con certezza, ce lo dice De Rosa, una società di consulenza che gestiva tutte le società dei servizi, Domenico Catracchia, in società con la FIDREB, non so, altre convergenze. E poi la Immobiliare Gradoli dal novembre del 1980 cambia forma, diventa SRL, rimane in mano a Domenico Catracchia. Domenico Catracchia diventa, quindi la forma di SPA va via, FIDREB fa un passo indietro e tutto rimane a Domenico Catracchia. Ma è interessante che rimane a Domenico Catracchia e ci rimane fino al 95, che è la data di liquidazione di questa società. E nel percorso l'Immobiliare Gradoli viene controllata da Consiglio Pacilio. L'Immobiliare Gradoli nel 94 è oggetto degli accertamenti di Consiglio Pacilio, scopre che ci sono immobili di proprietà di Vincenzo Parisi, viene intimidito, viene cacciato e poi viene reintegrato dal Consiglio dal TAR. Dunque, l'Immobiliare Gradoli ha un percorso molto particolare che arriva fino al Consiglio Pacilio. Consiglio Pacilio la tocca, viene fatto fuori. Viene fatto fuori ovviamente a livello lavorativo. E poi Domenico Catracchia è proprietario della Casa Roma. Casa Roma, che è costituita nello stesso periodo della Immobiliare Gradoli e della Monte Valle Verde. Nasce la Casa Roma, che è proprietaria di 15 appartamenti a Via Gradoli 96. Ed è Domenico Catracchia che sempre nell'immobile, nello stabile di Via Gradoli 96, concede in locazione a Moscucci, per conto di il quale agiva e chiedeva l'affitto come per schermare Francesca Mambro e Giorgio Vale, concede in affitto la pertinenza, che era l'immobile all'11A, sempre di Via Gradoli 96. Dunque, troviamo molte convergenze, di questo ne ha parlato molto bene ovviamente l'ufficio della Procura Generale, quindi non ritornerò sul tema. A me premeva, ecco, significare quali fossero i nomi delle società e dei soggetti da cui noi partiamo per comprendere che Via Gradoli 96 era una società di società, era una via i cui immobili venivano schermati da società erano di proprietà di società di copertura del SISDE. E un ultimo aspetto che io ritengo molto particolare è che il 10 settembre del 1979, Vincenzo Parisi, tramite Domenico Catracchia, acquista due immobili e un box al numero civico 75. E mentre i NAR si nascondevano all'interno di una strada che nulla aveva a livello di condizioni strategiche per un covo, le proprietà di Vincenzo Parisi erano lì accanto e i NAR che scappavano dall'aver trucidato l'agente Straullo ed erano latitanti e di certo erano conosciuti a Roma, si nascondevano all'interno di uno stabile con accanto le proprietà di Vincenzo Parisi. Io qui concludo. Chiedo che venga riconosciuta la penale responsabilità degli odierni imputati e mi riporto alle conclusioni e note spese che mi accingo a depositare. Ah, chiedo che sia messo a verbale anche la distrazione delle spese legali per quanto riguarda le conclusioni riguardo alla posizione di Domenico Catracchia. Va bene. Fermiamo 10 minuti.
Tipo, io sì, io sono un po' tipo che non sono un po'